a inserire la costruzione che verrà effettuata nei parcheggi su via Enrico Fermi di prossimissima inizio attuazione. Praticamente, come si è saputo da pochissimi giorni, inizieranno i lavori il 10 gennaio, allorché ovviamente qui la gente non sapeva nulla. Vorrei sapere da voi delle considerazioni in merito e come si contestualizza questa opera, questo intervento all'interno di tutto questo studio che tra l'altro fino adesso non ho sentito parlare la parola parcheggi, PUP e disagi vari. Grazie. Questo studio è anche filmato, sebbene doloroso, perché metteva in campo situazioni cruciali che si pagano quotidianamente e per tutto l'anno era posto in maniera divertente. Premesso anche ovviamente quindi questo convegno. Premesso questo, c'era una domanda che faceva Maurizio Veloccia, che era: ma cosa muove la politica di Alemanno? Alemanno non ha un progetto per Roma, Alemanno un progetto ce l'ha, nel senso che tutto, la mobilità e tutti gli altri aspetti di gestione della politica territoriale e fanno capo all'etica politica, all'ecologia politica, dove se il progetto è quello di creare serbatoi di posti di lavoro per i figli, gli amici, conoscenti, eccetera. Favorire l'altro anno il sindaco ha finanziato con finanziamenti diretti per 3 milioni e mezzo associazioni, anche diceva: ma chi l'ha detto? Quali sono questi geni? Tutta Europa. Io vengo da Parigi, sono siamo italiani, siamo diversi. No, perché siamo peggiori. Siamo peggiori, signora, io ho incontrato tante signore della sua età a Parigi che prendono l'autobus. A Parigi sono tanti stranieri. Lo 023 che passa quando passa ogni 50 minuti, e non sono mai 50 minuti, e il 128 che si ferma non nel quartiere ma leggermente fuori del quartiere, che ci è stato detto appunto dalla Giunta Alemanno che non passerà sicuramente per tutto il prossimo anno dentro al quartiere, perché l'ATAC non ha i soldi per aumentare il migliaggio del centro. E esatto, pensi quando noi leggiamo poi i giornali quante assunzioni ha fatto. Sì. E non c'è i soldi. Il quartiere di cui sto parlando, in Muratella, è un quartiere che è servito dalla stazione, ma la stazione prima di tutto è totalmente ha barriere architettoniche, per cui non è fruibile da chiunque abbia anche solamente un bambino col passeggino. Non ha parcheggi di scambio, quindi non è possibile parcheggiare la macchina, ci stanno una dozzina di posti auto che vengono ciclicamente occupati da macchine rottamate e lasciate là. Non abbiamo ciclabili e siamo totalmente impediti di uscire dal quartiere senza un'autovettura. Io prima abitavo a Viale Marconi, conosco benissimo i problemi di Viale Marconi, sono 6 anni che abito a Muratella e da 6 anni sono venuta a Marconi 10-12 volte, non di più, perché venire qui è veramente un'avventura. Prima di me ha già parlato di parcheggi, di PUP, cosa che invece non ho visto nel servizio che è stato di presentazione. Il problema dei PUP è un problema che mi tocca sensibilmente, perché abito vicino al Largo Ruspoli, dove è stato costruito il più grosso PUP di Roma, ridimensionato nelle sue organizzazioni originarie, perché era molto molto più vistoso di quello che è adesso, ma in questo PUP ci sono 350 box, dei quali almeno 270 invenduti. Adesso c'è un supermercato e un'altra possibile area commerciale con 2 piani di parcheggi a rotazione, e quello che mi ha indignato e che vengo appunto qui a testimoniare è che nella convenzione
che io poi non voglio che ci sia collegamento fra comune e municipio, perché siamo tutti a Roma e tutti quanti, destra o sinistra, devono appunto gestire la vita della città. Quindi non si può dire ha sbagliato lui o ha sbagliato l'altro. Qui hanno sbagliato tutti. Ma voi... Perché lo dirò? Comunque... Come? Io voglio concludere il discorso. Dico, adesso vi spiego perché. La convenzione che originariamente è stata firmata dal Comune di Roma, e non il municipio, dal Comune di Roma con i proprietari, i costruttori di questa opera, aveva determinate basi, e le basi erano quelle che non si sarebbe potuto costruire un supermercato, non si sarebbe dovuto invece incentivare i parcheggi a rotazione perché la gente del quartiere utilizzasse con un abbonamento, qualsiasi cosa, con dei ticket, con dei biglietti comprati dal tabaccaio, avesse appunto l'opportunità di parcheggiare all'interno di questa cosa. Abbastanza recentemente, cioè un anno fa, questa cosa si è stravolta, è stato dato la possibilità di accorpare quella che all'origine dovevano essere negozi non più di 100 metri quadrati, è stato accorpato il tutto ed è stato costruito un supermercato. Sì, per qualche ragione, perché io utilizzo la macchina, io non conosco i mezzi pubblici come funzionano, non mi interesso del tramotto, del 719, non lo so. Perché io utilizzo la macchina e non utilizzo la macchina per una ragione, perché mi piace andare in macchina, perché finché potevo utilizzare il motorino che era più comoda, l'ho utilizzato, dopodiché la macchina. Il problema qual è? Che se io vado a Parigi, a Berlino, ma penso un po' come tutti noi, poi alla fine prendiamo la metro, poi alla fine prendiamo i mezzi pubblici, quindi qual è il punto? Che non le conosci le cose, non le affronti, perché non funzionano. Cioè io da casa mia, se dovessi andare in via dei Colli Portuensi, cioè è un autobus che mi passa sotto casa, quest'autobus, questo 8 mi collegherebbe, questo 31 mi collegherebbe con l'8 per poi forse arrivare in centro dopo non lo so quanto. È tutto molto più complicato rispetto a una città del terzo millennio come potrebbe essere Berlino. Oggi facevo un ragionamento, ero in macchina con Matteo, andavamo in giro a volantinare per via Le Marconi. La cosa triste è che le strade sono orrende, sono sporche, sono brutte se sono tempestate di macchine. A Berlino ci sono ste vie enormi, senza parcheggi destra, sinistra, sopra, sotto, tripla fila, quarta fila, perché i mezzi pubblici funzionano, la metro funziona fino alle 3 di notte e non hai paura di prenderla. Io la capisco la signora in qualche modo che ha questo spavento nei confronti ai mezzi pubblici, perché in qualche senso lo capisco, però intanto questo è un problema che forse si dovrebbe risolvere con l'integrazione, quindi non tanto il mezzo pubblico di per sé, ma successiva, cioè non so come spiegarlo, però in qualche modo mi rendo conto che la mobilità sostenibile, come poi ho scritto nella domanda, che io era una domanda alla quale tanto tenevo e poi mi stavo detto insomma che era abbastanza inutile perché tutti pensano che la mobilità sostenibile valga 10. Io non lo credo, perché se tutti lo pensassimo, io per prima la mattina probabilmente farei un sacrificio in più, 100 metri in più a piedi, ma magari prenderei l'auto.